Non ci dice quanti anni ha, però mi piacerebbe che gli deste una risposta congiunta, sia voi medici che Fabio. Lui o lei prosegue dicendo: farò un attacco di controllo allo scheletro mercoledì prossimo, successivamente un colloquio con l'ematologo. Per il momento mi hanno solo detto che la malattia non è letale, che si può curare. Vorrei sapere in che cosa consiste la cura, speriamo che, perché questa è una delle prime domande che è arrivata, quindi speriamo che la serata di oggi abbia dato molte informazioni utili e a quale tipo di vita potrò andare incontro. Io posso ribadire alcuni concetti prima che parli Fabio, che mi sembra la persona più adatta per rispondere a che tipo di vita andrà incontro. Io ribadisco quello che ho detto all'inizio. Non sapendo l'età è difficile dire se il percorso trapiantologico o meno, perché abbiamo visto come poi fondamentalmente la terapia possa andare verso una procedura trapiantologica, o verso l'utilizzo di associazioni farmacologiche che comunque sono sia la procedura trapiantologica sia l'utilizzo di associazioni di farmaci molto efficaci con buone risposte. Quindi a cosa andrà incontro? Io penso che sempre più noi dobbiamo essere ottimisti e positivi in generale e quindi sappiamo che in molti casi è possibile ottenere quella che viene definita cronicizzazione della malattia con la remissione dei sintomi e quindi con una potenziale buona qualità della vita. Questo purtroppo è in generale perché non sappiamo nulla e non possiamo rispondere in maniera più dettagliata. Dopodiché credo che questa sia veramente una domanda per Fabio che possa rispondere nella maniera migliore possibile. Ma allora io parto con un elemento negativo. Immagino che questo signore sia andato su internet a cercare di capire cos'è il mieloma. La prima cosa che ha trovato scritta è che il mieloma è una malattia con esito infausto. Però la vita è un esito infausto, visto che tutti quanti dobbiamo morire. Allora, appurato che le due cose, diciamo, vanno messe in relazione, quindi non è il mieloma che ci ucciderà, probabilmente. Detto questo, sulla qualità di vita, con esclusione del periodo in cui ho fatto i trapianti, la mia vita è ripresa in maniera normale. Diciamo, non ho avuto particolari contraccolpi. Diciamo, presto un po' di attenzione, visto che ho una vertebra alta rovinata, faccio attenzione a non sollevare pesi oltre certi limiti. Però voglio dire, faccio passeggiate di 7-8 km con il cane. Mangio, C'ha scritto questo bevo signore che ha poco, sono sempre 76 svenuto anni. poco. Come dici, scusa? C'ha scritto questo signore mentre parlavate, mi è arrivata l'email dicendo: state rispondendo alla mia domanda e io ho 76 anni, 76. Ok, quindi probabilmente non sarà eleggibile per il trapianto. Ma io direi che, almeno per quello che è la mia esperienza, insomma, di malati ne ho visti perché voglio dire, in 8 anni di frequentazione del COES, devo dire che chiaramente le persone che sono, diciamo, hanno un abbassamento della qualità della vita sono quelle che presentano problemi di deambulazione. I problemi di deambulazione purtroppo sono una conseguenza dell'attacco che la malattia fa alla parte bassa del sistema scheletrico, quindi al bacino piuttosto che alle vertebre più basse. Però sono dei casi, ma non direi limitati. Comunque, oggi ho fatto la terapia, c'erano una quarantina di persone, ce n'era una su una sedia a rotelle. Voglio dire, no, nessuno può garantire che la qualità della vita sia buona e rimanga la stessa. Però, rispetto a tante altre malattie, direi che, insomma, se ben curata, se presa per tempo, credo che la qualità della vita poi ne risenta molto poco. Guardate, io mi permetto di allacciarmi a quello che ha appena finito di dire Fabio, e cioè questa immagine della persona con le sedie a rotelle e con disturbi della deambulazione. 30 anni fa, 40 anni fa, questi problemi erano veramente, diciamo, non dico frequenti, ma presenti in maniera importante. Ora, i nuovi farmaci e le nuove terapie di supporto di cui vi ha parlato, l'hanno parlato sia
la dottoressa Rago e il dottor De Rudas hanno veramente radicalmente modificato la gestione di questa malattia. Quindi non è che uno può escludere che ci siano situazioni del genere, e ci mancherebbe, però sicuramente la frequenza di eventi scheletrici che possono determinare difficoltà nella deambulazione è enormemente ridotta, e l'impatto che i nuovi farmaci hanno a livello proprio della patologia scheletrica, indipendentemente dallo zoom e le terapie di supporto di cui ha parlato Daniele, sono talmente efficaci e importanti che ci sono buone speranze in generale di non avere delle conseguenze come quella della sedia a rotelle, e quindi di avere una buona qualità della vita. Quindi quello che mi sento di dire è di affrontare con relativo ottimismo la strada che dovrà percorrere. Io vorrei consapevolmente fare... di avere una malattia importante, però, perché sennò sembra che non c'è niente. No, c'è, però abbiamo i farmaci, abbiamo l'esperienza ormai dei medici, che è un'esperienza trasversale, ci tengo a dirlo. Cioè, ormai questo gruppo di cui ho parlato, l'International Maloma Working Group, ha reso possibile l'omogeneizzazione più possibile delle cure, quindi generalmente le cure che si fanno a New York sono le stesse che si fanno a Roma, e potenzialmente le stesse che si possono anche fare a New Delhi, giusto per darvi un'idea. E questo è importante, non è banale. E aggiungo, i criteri di riferimento sono gli stessi, perché poi questo permette di avere delle valutazioni oggettive. Sì, il cane con cui lei fa la passeggiata mattutina. Va bene, non so se avete altro da aggiungere su questa domanda. Io voglio aggiungere semplicemente che oggigiorno a 76 anni il paziente viene considerato, non dico giovane, ma un tempo, cioè, relativamente tra virgolette giovane, nel senso che c'è, giovane non è, però la cosa importante è che oggi noi, i pazienti che non rendiamo eleggibili al trapianto, non è che non rendiamo noi, non sono eleggibili al trapianto, vengono trattati in funzione non più dell'età, da questo punto di vista, ma di come stanno, di quella che viene chiamata la fitness, fondamentalmente. Quindi utilizzare farmaci veramente molto importanti anche a 76-77 anni è possibile, con dei criteri che stiamo omogenizzando. Quindi c'è proprio la speranza. Un tempo a 76 anni, lo faceva vedere Tommaso, era un po' di alcol, era un po' di prednisone. Oggi a 76 anni perché non utilizzare un anticorpo monoclonale, se il paziente ha le caratteristiche per poterlo fare? E quindi dare il meglio della terapia che oggi probabilmente possiamo dare. Per cui, come ha detto sia Tommaso sia Fabio, cioè, insomma, ragazzi, bisogna essere realisti verso l'ottimismo. Di non avere fondamentalmente, voglio dire, un foruncolo, però nello stesso momento di avere una terapia che qualche anno fa era veramente molto più difficile da gestire.